Salve a tutti. Oggi vi vorrei brevemente parlare della ragione fondamentale per cui io odio Facebook con tutto me stesso. La ragione fondamentale è il cyberbullismo. Cioè, è stata proprio la ragione che mi ha fatto scappare via da Facebook. Ma non parlo di cyberbullismo normale, da come si aspetta. Cioè, essere preso di mira, no? Esplicitamente, con delle foto, dei video, delle caricature, insulti sotto i commenti. No, semplicemente, apparentemente, da un occhio esterno, se uno guardava la mia bacheca, ho visto contenuti normalissimi, spostati dagli altri. In realtà, non era proprio così. In realtà, e come diceva il grande Frege, le cose hanno senso nel loro contesto. Cioè, il perché quei contenuti erano offensivi aveva senso nel contesto in cui io mi trovavo. Posso dare troppi dettagli per evitare di essere accusato di diffamazione, ma semplicemente ciò che scrivevano le persone che avevo, diciamo, si chiamano amici, ma in realtà non sono amici, sono solo contatti. Scrivevano cose, pubblicavano immagini, si scrivevano a pagine e cose del genere, cose che apparivano sulla mia bacheca. Creavano anche dei gruppi, insomma, dove si dicevano cose che si riferivano a me direttamente. Io capivo che si riferivano a me. Di tutte le persone che leggevano, capivano. Però, ovviamente, ad occhio esterno non si capiva. Non c'era il mio nome scritto sopra. Ma voi potete pensare che sia una paranoia. In realtà, non posso darvi dettagli. Non posso spiegarvelo, purtroppo, il perché si riferisse a me. Diciamo che avevo litigato con delle persone, le quali, molte del proprio si erano anche accodate a questo ultimo, avevano preso le loro parti. Fondamentalmente avevo litigato con una sola persona. Io all'epoca andavo ancora a scuola, stiamo parlando del 2010, quando ho lasciato Facebook, proprio a giugno lo lasciai, del 2010. Quindi adesso sono già 7 anni senza Facebook. E delle persone, queste persone qui praticamente parlavano di me senza nominarmi, era micidiale come cosa. Cioè, tramite lo strumento della bacheca, perché se fossero dei commenti normali, su Instagram, per esempio, se all'epoca fosse andato di moda Instagram, non è che mi scrivono cose sotto i commenti, no, le scrivono sulle loro bacheche, normalmente. Io leggevo perché avevo contatti. E facevo prima ad eliminarmi io stesso, piuttosto che eliminare 200 persone da Facebook, per i miei contatti. Anche perché poi la tentazione di vedere cosa scrivevano, in che modo li offendevano, in che modo li diffamavano, perché poi le ripercussioni, tutto ciò era nella vita quotidiana, era una persona che io vedevo tutti i giorni, a scuola, quando uscivo di casa, quando andavo in giro, insomma. Potevo, nemmeno mettere piede in città, rimanere solo nel mio paese per evitare molto di quella gente, nemmeno tutta. E poi, seppure se io evitavo Facebook, veniva da me altre persone a riferirmi quello che mi veniva scritto contro di me. E queste, e voi avete leggiato cose del tipo, il mio messaggio, sai, così, colà, tu così, tu sei questo, tu sei quello, io invece così, senza nessun destinatario, senza nessun tag. E sotto vedevi le persone mettevano mi piace, per capire che erano d'accordo con lei. Questo è importante, no? Purtroppo anche se diceva, beh, con chi ce l'ha questa? Mica ce l'ha con te. Sì, invece. E purtroppo, dato che non posso spiegarvi bene il contesto in questione, non posso fare nomi o riferimento ad altro. E purtroppo sembrerebbe che il mio fosse solo una paranoia. In realtà non lo era. Chi mi conosce di persona, chi mi è stato vicino, sa cosa mi è successo. E sostanzialmente Facebook è stato veramente un modo micidiale per fare cyberbullismo contro di me, senza che nessuno potesse sospettare
che si stesse parlando di me, che mi stesse offendendo o altro, o perlomeno neanche se voleva sospettare. Come devi provarlo? Mica c'era il nome mio qua sopra. Quindi non so se è chiara questa storia qui. E non è la prima volta che parlo di Facebook in questi termini. Spero che sia stato tutto chiaro. E spero che questo video possa servire a qualcun altro. E non sarà, spero, l'ultimo video che farò contro Facebook. Anzi, mi sono anche dilungato troppo. Un saluto a tutti. Alla prossima.